ci è voluto per fare questo film? Ci è voluto un po' di tempo perché il film è stato girato nell'autunno del 1999 ed è stato abbastanza complicato trovare i finanziamenti per farlo, questo era il problema. Tutti dicevano, ma i film sulla mafia non tirano, e ormai li fa la televisione, vedi la piovra, nessuno andrà mai al cinema a vedere un film sulla mafia. Ma questo film aveva una caratteristica diversa dal genere film sulla mafia, e cioè non racconta tanto la lotta fra il bene e il male, fra il poliziotto, il magistrato, il mafioso cattivo, ma è proprio interno alla dinamica familiare, un conflitto fra padre e figlio, un conflitto fra persone che hanno lo stesso sangue, e questo era un punto di vista diverso dalla tradizione e anche dal genere. Come è stato possibile questo conflitto padre e figlio? Perché è iscritto più in generale in un momento storico di contrasto fra le generazioni, fra i padri e i figli, che è appunto la generazione del 68. Intanto volevo ringraziare per il film e tanti altri che ci ha regalato, come il film su Pasolini, un altro sconfitto della nostra vita sociale bizzarra. La mia domanda è: come si fa a rimanere un regista, diciamo, fuori dalle righe, che racconta storie di sconfitte importanti e non allinearsi con la zozzeria che oggi ci sovrasta? Prima, scusami, mi permetto di fare una piccola notazione sulla parola sconfitto che tu hai usato per Pasolini, un altro sconfitto, hai detto. Invece Pasolini è impastato, non sono sconfitti manco per niente. Magari al momento sì, hai detto, li abbiamo sistemati, buonanotte, ma poi la forza delle idee, dell'esempio, dura ma 10.000 vite, e la forza di queste idee vince le persone che hanno creduto di farcela su di loro. Intanto Tano Badalamenti, sia pure 24 anni dopo, si è beccato l'ergastolo e pensava di averla fatta liscia. E poi la storia di questo ragazzo ha avuto una risonanza, una conoscenza, invece che sparire nel nulla come speravano, perché è uno dei pochi casi in cui la mafia non ha firmato il delitto, perché si vergognava di dire abbiamo dovuto punire uno perché ci prendeva per il culo. Allora, io più che di sconfitti tendo sempre queste persone a chiamarli eretici, e non riusciamo mai ad avere la normalità, cioè di una persona che dice delle cose nuove, e un paese che senza traumi, senza dolori, senza lutti, si incammina sulla via del cambiamento. E purtroppo la storia italiana è piena di eretici, e in qualche modo il nostro cammino è un cammino discontinuo, però grazie a loro c'è stato. In impastato il cuore era nel rapporto padre-figlio, cioè in una dimensione universale, e che nello stesso tempo ci portava dentro una dimensione particolare estremamente interessante. C'è un 68 o 77 siciliani dove al posto della società borghese avevamo la mafia, quindi in qualche modo questa rivoluzione giovanile mai raccontata aveva dei tratti di modernità che quella ufficiale, pur importante, in qualche modo non aveva, perché nel momento in cui usciva il film l'attacco alla borghesia era superato, quello alla mafia, devo dire anche ai giorni nostri, non lo era ancora. Per cui, diciamo, l'incontro tra questi due aspetti, un particolare inaspettato, cioè uno sguardo sull'Italia totalmente insolito, e un romanzo di formazione che si accompagnava a un racconto della famiglia come luogo di amori impossibili, quindi come in qualche modo, in maniera meno drammatica, viviamo tutti noi, secondo noi a questa storia dava veramente una forza unica rispetto a moltissime altre. Volevo chiedere più che altro una domanda dal punto di vista del rapporto che ha, immagino che lei comunque abbia conosciuto la famiglia, voi avete conosciuto la famiglia di impastato, volevo sapere un pochettino qual è stato il vostro impatto, le vostre impressioni o anche le emozioni che questo ha scaturito, interagire con
le persone che effettivamente hanno conosciuto Peppino. La mia unica regola di vita è molto semplice, non ho neanche bisogno di 10 comandamenti, me ne basta uno, che è il seguente: che tu non debba mai nella vita cambiare marciapiede perché incontri una persona con la quale ti sei comportato male, con la quale hai fatto una stronzata, con la quale sei stato vile. Ecco, di poter sempre tirare dritto per il tuo marciapiede senza doverlo cambiare. E a maggior ragione con la madre di Peppino, in passato col fratello. Non volevo sbagliare, perché poi erano delle persone, la madre soprattutto, una donna molto straordinaria, la vera madre di Peppino. Era una donna che non aveva studiato, parlava un dialetto, un italiano con delle parole arcaiche, ma era fortissima, magnetica. E mi ricordo questa scena, per dire la potenza di questa donna. Quando fu riaperto il processo, lei andò e banalmente era detenuto negli Stati Uniti, quindi era in videoconferenza al Tribunale di Palermo. E nella sala del tribunale c'era questo grande schermo col faccione enorme, incombente di Gaetano Badalamenti. Ed era strana sta sensazione, perché c'era il tribunale, la gente, e lui era più grosso di tutti, lì tronfio con i suoi avvocati. E a un certo momento è entrata la mamma di Peppino per quest'udienza in collegamento, e si era rotta il femore qualche giorno prima, e quindi camminava con uno di quei girelli un po' strani, piccolina, nera, con questa gabbia intorno, sembrava un piccolo ragnettino che si poteva schiacciare con una manata. E mentre lei attraversava il corridoio, vedendoselo lì grande, ha cominciato a dirgli: tu sei l'assassino, tu lo devi pagare. Una cosa molto strana, anche molto fuori dalle regole. E si è visto il faccione di Badalamenti che gli ha cominciato a tremare. Qui era ingigantito dallo schermo, quindi lo si vedeva benissimo, magari se si fosse stato in un televisorino o anche dal vivo non si sarebbe notato, ma questa donnettina gli ha fatto paura, perché ha capito che l'avrebbe inchiodato, perché non l'aveva schiacciata, non l'aveva umiliata, non l'aveva condannata al silenzio. Lei per tutti quegli anni ha continuato a denunciarlo e finalmente ha ottenuto giustizia. Per me è stata un'emozione grandissima, perché io sono originario di Cinisi, il paese di Peppino, e quindi fin da alcuni anni a scuola se ne parlava in quel periodo, e quindi poi c'è stato quel film su Peppino, quindi tutti eravamo un po' così e c'era tanto entusiasmo. Tra l'altro i miei genitori facevano parte del gruppo del Circolo Musica e Cultura che si vede nel film, quindi anch'io in famiglia respiravo un po' questi racconti dei miei genitori che hanno vissuto un po' quel periodo. Quindi per me è stata un'emozione grandissima, perché tra l'altro Peppino impastato a quell'età, c'è la scena del funerale, no? Quando viene ucciso Don Cesare Manzella, e quella è una scena molto forte per il film, perché è in quel momento che Peppino prende coscienza e comincia a capire che cosa era successo, comincia a capire la sua famiglia, cioè si fa delle domande, ma io devo sottostare a quello che gli altri vogliono che io dovessi fare, cioè questo pensavano, perché Peppino era un ragazzino sveglio, intelligente, che doveva diventare all'interno della mafia una persona di rilievo, e quindi in quel momento lui capisce da che parte stare, insomma. Quindi per me è stata una grande emozione.